Venerdì sera mi sono uscito a prendere un caffè, anche gelato, con mio amico. Mi sono stato là in piedi, senza fare niente, aspetta lui. E c'è un ragazzo che è venuto davanti a me e dice: qua non puoi stare, tu devi andare al tuo paese. Ma io l'ho chiesto perché io devo andare al mio paese? Cosa ho fatto? Non ho rubato niente. E lui comincia a spingere, tu devi andare. E prima di noi spingeva mi dà un copertino di Creek, e io comincio a fare un po' per Tu ti difendere, sei difeso. e loro sono venuto ci sono i suoi amici, sono venuto, diventa raddoppia, non riesco a difendere, mi sono scappato. No, nessuno mi ha difeso, nessuno. Io ero solo perché ci sono i suoi amici, ci sono le persone che fanno un video, che stanno un bacio, si guardano, manco per chiamare polizia, ambulanza, si guardano. Io ho stato là per 3 ore, 2 ore, perché io non l'ho visto, non posso andare con questo sangue, perché poi la coppa diventa mia. Per questo ho stato là, per venire ai carabinieri. Quando mi sono visto che ci sono le persone assai, mi sono scappato, sono Sei andato scappato anni dentro la 20, gelateria. l'anni 20, e hanno venuto carabinieri, polizia, perché per me è una cosa strana. Stato in piedi, qualcuno viene e dice: non puoi stare qua, devi andare al tuo paese. Era mai successo altre volte un episodio simile? Sì, questo seconda volta, perché mi hanno ucciso 2017 qua a Bagheria, e mi sono andato a fare denuncia alla carabinieri, perché lui ha preso coltello, voleva ammazzarmi. Mi sono scappato e mi sono preso un colpo di qua. Prendere, diciamo, a carico da parte di tutto il Consiglio Comunale la solidarietà, la massima solidarietà nei confronti di Federico, e mi auguro che gesti del genere non avvengano più. È chiaro che la situazione italiana è una situazione in questo momento abbastanza difficile da leggere, ed è una situazione che purtroppo, andando a vedere anche le politiche del Nord Europa, che generalmente erano politiche per l'accoglienza e politiche per l'integrazione, stanno manifestando delle visioni di odio o di mancata integrazione dell'elemento straniero, e quest'onda preoccupante purtroppo si è anche avvicinata in Italia. Ma quello su cui si dovrebbe, a mio avviso, porgere l'attenzione è l'integrazione, non soltanto l'accoglienza. Cioè, dobbiamo capire questi ragazzi cosa fanno nel momento in cui arrivano in Italia, cosa la scuola offre per integrarli, in che modo essi possono diventare cittadini italiani, perché noi ci troviamo di fronte a ragazzi che dopo 2 o 3 anni di residenza qui in Italia non conoscono la nostra lingua, la parlano a stento, non conoscono i principi della nostra Costituzione, quella ahimè purtroppo anche molti italiani, e si ritrovano abbandonati e visti come stranieri. L'Italia non è un paese razzista, ma è un paese in cui purtroppo l'ondata di intolleranza cresce a tutti i livelli.